A mio fratello Fiunchio c'è stata una famiglia terribile, molto sfortunata per davvero, che infatti a sti cuori genitori gli nascono tre figli, due rosci e lo scamaccio. Allora infatti però c'è stato sto roscio che infatti è un po' possano, che fa le cose un po' da roscio e sbrocca sempre, piazzacco dei ceffoni. Allora poi infatti c'è sta scamaccio che s'ammucchia con un sacco di schelle e lui invece no. E lui un po' forse ci rimane male, allora poi a lui gli succedono le cose un po' avventurose e un po' no. E poi alla fine va a prendersi un caffè col fratello, allora lui dice, ma perché tu t'ammucchi con un sacco di schelle e io no? Allora il fratello gli dice, ma che ne sai di Italia? Io ho un sacco di impicci, io ho l'esistenza di un certo livello, io ho tutto un giro di cose, io sono tormentato, io sono bello e dannato, io sono scamaccio. E infatti lo riconosco e gli sparo. Allora poi roscio torna a casa e si pensa a rassesse. È vero, sì, sono nato roscio, però potevo nascere scamaccio. Indiana Jones e il regno dei teschi di cristallo. Che infatti c'è sta Indiana Jones, lo vanno a piatta dentro all'ospizio. E gli dicono, ma te pare che sei un vecchietto, ma in realtà sei ancora Indiana Jones. E infatti a lui si fomenta tutto e si mette a combattere contro i fondatori che se volevano piantare le capocce di vetro molto preziosa. Allora infatti va dalla parte in mezzo alla giungla e fa delle cose avventurosissime, quasi impossibili, che infatti tipo che riesce a fare delle cose che dicono solo Indiana Jones ci riesce, tipo cambiarsi il pannolone mentre che salta dalla cascata, pulisse la dentiera mentre combatte contro le formiche incazzose, piace le pasticche per la pressione nel mentre che esplode il tempio dei capocce di vetro. Morale, a me mi hanno detto che nel prossimo film Indiana Jones scopre una tomba misteriosissima, la sua. Di dire che in realtà Gianni Palumbo ero io e poi però un po' durare qualche giorno. Poi chi altro si dice che sia Gianni Palumbo? Ascanio Celestini. Dice Ascanio Celestini. Valerio Mastandrea, tu, Procacci. No, Procacci non lo dice nessuno.